cristiani hanno voluto mantenere per secoli la propria identità all'interno del mondo islamico. Per difendere la loro identità all'interno di questo grande mare che era l'Islam, si è dovuto rinchiudere e mantenere una lingua propria, che poi è quella che risale a Cristo, quindi l'aramaico, con un'evoluzione ovviamente anche in forme dialettali, ma con una liturgia che ancora è quella originaria dell'aramaico. Ha cercato di mantenere un'identità linguistica, perché questo è fondamentale per difendersi da altre, come dire, assorbimenti linguistici. Una propria cultura, senza ignorare naturalmente né le culture degli altri e nemmeno la lingua, perché i cristiani, oltre a parlare tra di loro la loro lingua, parlavano anche l'arabo e conoscevano l'arabo. Quindi erano veramente aperti sotto questo punto di vista. Quando guardiamo un po' l'attuale realtà, i drammi della Siria, i drammi della guerra in Iraq, i drammi della Serie, possiamo pensare quale terremoto è successo con la guerra e con lo sconvolgimento attuale, come uno tsunami che ha coperto e porta via una storia, una ricchezza, una cultura, una tradizione, una comprensione, un dialogo di tutte queste genti. Questo fa vedere quale grande crisi in questo momento sta vivendo la Mesopotamia e in genere il Medio Oriente.